Dopo i recenti fatti dovuti all'alluvione in Emilia-Romagna, anche nelle nostre zone si è risentito di questa situazione. Perché sentivano che dopo l'alluvione il pesce e i vongoli ci hanno la sabbia, non so, sono sporchi dentro, così, non so. Ecco, oggi invece che pesce troviamo sul vostro bancone? C'è un po' di tutto, il pesce c'è. C'è tutti i tipi di pesce ci sono. Prezzi come sono? No, i prezzi sono buoni, cioè non sono alti i prezzi. Il pesce è buono, si può acquistare, state tranquilli, il controllo se è stato fatto. Però anche voi pescatori avete subito in queste settimane un calo. Noi abbiamo, quando c'è stata l'alluvione, abbiamo fermato addirittura 5-6 giorni proprio per, diciamo, per dare al consumatore un prodotto buono, perché noi tutte le settimane facciamo dei prelievi con la ASL per le vongole, proprio per vedere se la salmonella e Escherichia coli sono a posto. Naturalmente con tutta quell'acqua che è venuta giù avevamo paura anche che non fossero buone le vongole, insomma, perché sono molluschi che, diciamo, assorbono l'acqua, insomma. E allora abbiamo fermato 5-6 giorni e poi dopo di quei 5 giorni siamo andati con la ASL a vedere e in effetti dopo si è messo a posto, insomma, tutto quanto con le correnti del mare, tutto quanto, l'acqua era pulita, era buona e le vongole erano, diciamo, buone per il consumo, ecco. Lei signora che cosa ha comprato oggi? Oggi ho comprato le vongole, la rana pescatrice e come si chiamano? Schiozzi si chiama. Una seppia piccola piccola. Che cosa acquista lei stamattina? Del capesante. In questo periodo ha acquistato ugualmente il pesce? No. È stato un po' diffidente? Un po' sì. E oggi ha ricominciato ad acquistarlo? Ho ricominciato, sì, sperando bene. Prezzi come sono? Insomma, oggi sono abbastanza bassi, altrimenti durante la settimana sono un po' più alti. Un chilo di vongole che ci faccio gli spaghetti, perché io il pesce lo mangio quasi tutti i giorni e quindi al sabato facciamo una cosa veloce. Quindi lei non è stata colpita da questa psicosi, diciamo così, che da tre settimane circola? Balneabili vuol dire che anche il pesce... No, continuo a acquistarlo.